C'è chi apprezza e chi invece sostiene che lo scimitar in questo punto possa coprire la visuale. La nave galleggiante del Pesce Azzurro è stata spostata qualche giorno fa alla banchina 8 del porto di Fano per permettere le riparazioni necessarie dopo i danni provocati dalla mareggiata del 6 febbraio scorso. Oltre a questo motivo, è stata pensata una location diversa affinché il fast food potesse diventare un punto caratteristico della città. Ma per ora, come spiega l'amministratore unico Marco Pezzolesi, il posizionamento all'imboccatura del porto è solo a titolo provvisorio. Si stanno eseguendo infatti tutte le procedure per capirne l'impatto. Mi pare che da parte della cittadinanza ci siano commenti molto positivi, almeno quelli che pervengono a me. La Capitaneria di Porto ed il Comune di Fano stanno facendo le pratiche in via provvisoria al momento e siamo in attesa di sapere se ci possiamo restare oppure se dobbiamo ritornare nella vecchia collocazione. Ma a chi dice invece che potrebbe coprire la visuale del porto, che cosa risponde? Ma che assurdo, è come se i problemi del porto di Fano siano adesso rappresentati dallo scimitar. Io credo che lo scimitar, posizionata qui dove si trova attualmente, sia un'attrazione ulteriore per tutta la città. Sicuramente ne trarrebbe vantaggio anche la gestione dello scimitar, ma io credo ne trarrebbe vantaggio tutta la città. E quando sento parlare di parcheggi, considerato che lo scimitar lavorerà solo alcuni giorni settimanali nell'estate e nelle ore serali, mi pare che già i parcheggi non ci siano già da sempre qui, quindi penso che la clientela sia per lo scimitar che per altre attività dovrà parcheggiare altrove, magari nei piazzali dove ha sempre parcheggiato, davanti al mercato ittico, davanti allo stabulario o al Pesce Azzurro e poi cammina, voglio dire, la clientela. Pezzolesi inoltre ha lanciato una proposta all'amministrazione comunale di Fano. Se si vuole veramente creare un qualcosa di accogliente e di bello per la città, in quelle ore appunto serali del periodo estivo sarebbe bello per tutte le attività economiche della zona, addirittura chiudere il transito alle auto e renderla tutta pedonale, così dal Lido da creare un percorso unico appunto dal Lido fino al Pesce Azzurro. Ovviamente non negli orari quando ci sono le attività della pesca mattiniere, però la sera sicuramente nel periodo estivo sarebbe una bella cosa che darebbe vantaggio a tutte le attività che ci sono.